Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Ed eccoci qui ragazzi, siamo giunti dunque al momento dell'esordio, al momento di iniziare in maniera vera e propria questa nuova super mega serie su Ultimate Team, questa Spring Cup. Io ci tengo a ringraziare per l'ennesima volta Home per avermi dato la possibilità di confrontarmi con vari YouTubers di più o meno iscritti e fare esperienza anche su questa piattaforma. Il nostro primo avversario sarà, ricordo, David MBX, e allora andiamo a invitarlo. Perfetto, andiamo a invitare il nostro carissimo avversario e facciamo tutto in diretta. Questa è la formazione, vi ricordo, con un olandese, non l'ho commentata, ve l'ho fatta semplicemente vedere nel blog di presentazione. Chiaramente è una squadra che ho scelto perché non avevo mai giocato con un olandese e perché io adoro questo modulo, amo giocare in velocità, in contropiede, quindi chiaramente era la squadra che mi si addiceva di più. Adesso vediamo anche di battezzarla nel modo migliore, battendo il nostro avversario. Sono abbastanza teso, ragazzi, perché comunque non mi era mai capitato intanto di fare un torneo di questo genere, quindi potete capire quanto sia stato soddisfatto. Inizialmente, adesso sono teso perché, come a ogni esordio, è importantissimo partire bene. Adesso, però, se Davide non si sbriga, gli vado sotto casa. Allora, chiaramente 75 di valutazione. Questa è la squadra di David che non avevo visto. Mi sono visto praticamente tutti i vlog, ma ah, sì, l'avevo vista perché mi ricordo Salah. Beh, squadra fotocopia la mia per quanto riguarda il modulo, è una Premier che chiaramente ricordo con l'upgrade e il downgrade che già vedrete alla fine di questo episodio verrà modificata. Adesso andiamo a giocare. Proviamo a far downgradare lui e andiamo a vincere. Palla dentro a chiudere De Guzman. Mi avete consigliato Ferri in mezzo al campo. Io, come vi ho detto prima, ragazzi, preferisco per partire in contropiede De Guzman, essendo un centrocampista adattato che farebbe il trequartista. Quindi il movimento difensivo, attenzione al ritorno di Williams, splendido. Allora si può avviare in contropiede, ragazzi, forza in contropiede con De Jong che la gira. Poi il tocco arretrato addirittura per De Guzman e quindi si ricomincia da lui. De Guzman si ferma, centralmente si muove Wijnaldum, buono il pallone, scambiato con De Guzman che non arriva. Allora, attenzione al tentativo di partenza da parte di David, ma non c'è spazio perché chiude Wijnaldum, subito in verticale a cercare Boetius, il pallone filtra, in area di rigore Boetius, il miracolo di Worm. La prima palla gol per il Bombers Team, ce l'ha Boetius sul sinistro, vicino all'1-0 ragazzi. De Jong elegantemente torna da Wijnaldum e quindi si riparte ancora, molto contropiede del Bombers Team. Wijnaldum si ferma, poi trova De Guzman, pallone intelligente, la finta di Guzman, De Guzman al limite per Boetius, sinistro di Boetius, Bombers Team 1. E la sua squadra non so come si chiami, ma comunque passiamo in vantaggio col gol di Boetius. Walker, Long. A giro, attenzione qui all'errore difensivo. Contro cross, pericoloso! E c'è Krul, ma c'era forse anche fuori gioco, sì. Si sì, in mezzo ancora. Il pallone poi allargato alle parti di Zogbia. Stiamo facendo un po' fatica in questo frangente. Il cross sul secondo palo, il pareggio da parte di Long. Facevamo fatica ad uscire. Facevamo fatica ad uscire, non so se perché è così basso. Non so se si percepisce la mia tensione, ragazzi. Quel che conta è che è una tensione controproducente, chiaramente perché non riesco a fare il mio gioco. Via il pallone con troppa facilità, recupera comunque bene Boetius. Per Willens, ancora Boetius. Con lo scambio con De Guzman, ecco il triangolo che si chiude, c'è Elia completamente solo servito dentro posizione regolare. Elia! E la risposta di Worm, palla in calcio d'angolo. Entra al 2-1, quindi riparte Walker nel mucchio, pallone buono per Elia, ancora Worm, Elia poi liscia il pallone. Non è possibile. Recupera De Guzman, passa sta palla però, ancora De Guzman, dentro per Boetius, in aria, Boetius, deviazione, calcio d'angolo. Ma il pallone non vuole entrare, incredibile. Walker la batte fuori, De Guzman mette giù, non so se sia destro o sinistro, calcia col destro, Worm respinge. E poi si salva in qualche modo la sua formazione con De Jong, buona finta in area di rigore per Elia che la può mettere al centro, bella, 2-1! Boetius! La doppietta al 42esimo, più che meritato questo gol.
del nuovo vantaggio, ragazzi. Più che meritato, il Bomber Team stava macinando occasioni, palle gol. E adesso si torna in vantaggio. Pallone lasciato a De Guzman che prova ad arrivare con la punta, la tocca per Elia che è in posizione regolare. La Gamelia comunque va. Elia la finta che lo fa rientrare. Elia nel rigore, Elia si sposta il pallone, Elia! Ma poi si dimentica di tirare. Altra grandissima occasione. Finisce qui il primo tempo. Siamo in vantaggio per 2-1, ragazzi, mi dà un po' fastidio che abbiamo fatto 6 tiri in porta, lui 1. Dio te, in verticale. Forse regala il pallone. Forse regala il pallone. Occhio a Willens. Per Boetius. Per Willens in area. Ma il miracolo ancora! Wijnaldum che però perde il pallone. Occhio che si può creare un altro varco. Occhio che si va ad inserire Long. Il pallone buono alle spalle di Walker. Che però torna. Non si fa saltare. E quindi Depay con una gran giocata per avviare il contropiede. Il lancio verso De Jong. E quando ci arriva? Difende il pallone. Sta arrivando anche Depay. Grandissima palla per lui. Depay nel rigore! Non riesce a calciare. Lui va via con Salah. Occhio, occhio, non commettiamo errori. Difendiamo. Via da qui. 10 anni di vita li ho persi. Bella azione qui del Bomber Team. Riusciamo ancora ad uscire. De Guzman torna da Wijnaldum. Wijnaldum per De Guzman al limite. De Guzman ha lo spazio per calciare! E segna il gol del 3-1. Il gol che forse manda a casa David. 3-1 per il Bomber Team. 3-1 per noi. A un quarto d'ora dal termine. Il gol è di Jonathan De Guzman. Ci arriva Wijnaldum, ragazzi. Con che classe ha tenuto questo pallone Wijnaldum? Poi altra finta. Palla per De Guzman, che è il nostro man of the match. Al limite Boetius potrebbe darla dentro. Posizione di fuori gioco però di Depay, che era andato a segnare il gol del 4-1. E qui ho sbagliato io, perché anziché dargliela di prima, comunque immediatamente ho provato a fare una finta inutile. Se ne è bevuti due, attenzione. Zárate in area, Zárate si gira. Onua, le ha prese tutte Onua. Tutte. Finisce qui. Dopo 2 minuti di recupero, il Bomber Team vince la prima. Buona la prima, ragazzi. 3-1 alla squadra di David MBX. E quindi 3 punti pesantissimi messi in cassaforte. È molto importante, era molto importante partire bene. Doppietta di Boetius nel primo tempo. In mezzo c'era stato il pareggio di Long. Perfetto, ragazzi. Questa è la mia rosa dopo i vari upgrade. Allora, come sapevate, vi faccio un ripasso rapidissimo delle regole. Potevo per ogni gol segnato un punto overall andando in su e per vittoria avevo 5 punti. Quindi ho deciso per i 5 punti che avevo di scambiare il mio De Jong 75 con questo De Jong Sif che è 80. E poi mi rimanevano 3 punti con cui ho rinforzato la panchina. Ho preso il portiere al posto di Hugo Cech con 71, Mudler. Esterno destro ho preso Baccali che è un altro 71 e poi un altro esterno destro ho preso Phillips che è sempre un 71. Quindi ragazzi, io ringrazio ancora David per questa sfida che ho vinto. Tra l'altro penso stia rosicando troppo perché chiaramente dovevo decidere il giocatore che doveva downgradare, quindi togliere dalla rosa. Gli ho detto Salah, che penso sia l'unico giocatore decente che aveva. Però va bene, al di là di questo, in grafica state vedendo gli altri risultati che sono di questa prima giornata, delle altre sfide. Ragazzi, questa era l'ultima partita della settimana, l'ultima partita di questa prima giornata, come fosse un posticipo, finita 3-1 per il sottoscritto. Io ragazzi vi do appuntamento alla seconda giornata che si aprirà sul canale di Exet con la sfida tra Exet e Rudy Zlatan. Potrebbe già essere un big match perché come avete visto sono entrambi a punteggio pieno, entrambi comunque a 3 punti per aver vinto la prima. Quindi ragazzi per il momento è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi tanti pollicioni, tanti commenti perché dobbiamo andare a vincere questa Spring Cup. Non vi dimenticate anche di iscrivervi al canale, per il momento è tutto, bella!